Buonasera a tutti, intanto mi scuso per questo piccolo ritardo determinato da questa condizione ibrida dei nostri incontri, per cui siamo in presenza ma siamo anche un po' a distanza. La mia presenza in particolare è stata faticosamente raggiunta perché appunto vengo da Roma e ho trovato insomma pure brutto tempo, per cui ho dovuto rallentare. Quindi ecco qui la professoressa, come avete visto, è già presente. Tra l'altro si scusa che dovrà poi andare via rapidamente, quindi finiremo un po' prima perché ha un impegno accademico di dottorato e quindi ci dovrà lasciare, dovrà raggiungere lei Roma. E pertanto stringeremo i tempi del dibattito, adesso vedremo se ci sarà una possibilità, ma se qualcuno ha delle domande, vuole presentare qualche sua osservazione, la professoressa è disponibile a riceverle anche via mail, anche tramite me o tramite la professoressa Palumbi, insomma potremmo trasmettere le vostre domande, le vostre osservazioni alla professoressa. Non le voglio rubare ulteriore tempo e quindi mi scuso ancora una volta con lei perché anche la presentazione, che dovrebbe essere assai ricca e complessa, purtroppo sarà molto stringata. Questo è il nostro secondo incontro del ciclo Le emozioni nella letteratura, nella ricerca geografica e nell'arte, e oggi appunto l'incontro è dedicato espressamente alla ricerca geografica. La professoressa Luisa Carbone è professore associato di geografia all'Università La Della Tuscia ed è la presidente della sezione di Viterbese dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. È molto attiva su diversi campi, i suoi interessi di ricerca spaziano dalla geografia per i beni culturali ai GIS, Geographical Information System, che sono un po' la nuova frontiera della cartografia, della geografia contemporanea, e anche, si è interessata anche di geografia politica urbana. Ha scritto una quantità di saggi che purtroppo, come sempre capita, porterebbe via tutto il tempo, anche soltanto leccarne i titoli, ma che appunto si orientano in gran parte appunto su questi campi. E vorrei anche, diciamo, segnalare la sua attività recentissima pure nell'associazione, perché proprio in questi mesi, in queste settimane, si è riunita l'associazione con degli incontri presso l'Università della Tuscia, qui alla sezione Viterbese. L'ultimo è stato Fiumi e città, narrazioni geografiche, ma prima ci sono state le Marocchinate. Tra l'altro la professoressa Carbone ha studiato la geografia di guerra, se così possiamo chiamarla, già da molti anni, e il 28 ottobre c'era stato Donne disobbedienti di Ester Rizzo, la presentazione di questo libro molto, molto ricca. Tra l'altro anche le tematiche femminili sono pure, mi sembra, un interesse peculiare della professoressa Carbone. La giornata di oggi, peraltro, acquistano anche un rilievo particolare, dato che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ora, mi dispiace, ecco, dover purtroppo stringere molto la presentazione della professoressa. È il primo evento, tra l'altro, in collaborazione tra la delegazione viterbese dell'Associazione Italiana di Cultura Classica e l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sezione di Viterbo. Noi qualche anno fa abbiamo avuto anche il professor Gino De Vecchis, che all'epoca era il presidente nazionale, oggi è il presidente regionale dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Quindi siamo molto contenti di questa collaborazione e speriamo che possa svilupparsi anche, insomma, nei mesi e negli anni a venire. Ricordo che tra l'altro l'iscrizione all'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia è facilmente eseguibile da parte dei docenti in servizio attraverso la pagina, il portale Carta del Docente, e comunque per qualunque necessità siamo a disposizione sia la professoressa Carbone sia io stesso, che indegnamente sono anche il segretario della sezione viterbese dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. A questo punto lascio a lei la parola su questo tema che appare subito interessantissimo, che è appunto l'Atlante delle emozioni. E mi taccio, grazie. Ecco, adesso lasciamo la parola a qualche problema tecnico che abbiamo risolto. Grazie. E vi chiedo se è possibile di spegnere la videocamera e il microfono e disattivare il microfono in modo da agevolare la professoressa e la registrazione. Grazie. Ok, eccoci. Partiamo così, non vi faccio perdere tempo, ma veramente, volevo ringraziare il professor Urziese per questo invito. Ci tenevo tanto e poi quando mi ha detto il tema, di questi cicli che state organizzando, ho pensato, all'Atlante delle emozioni. Adesso vi spiegherò anche, il perché. Tra l'altro, qualche mese fa
un giovane geografo mi ha chiesto, aveva scritto un volume sulle emozioni nelle organizzazioni e mi aveva chiesto la presentazione, per cui ho ragionato molto sulla parola emozioni. E in questa, voi sapete, no, meglio di me, che l'etimologia della parola emozione contiene questo movimento all'interno della parola, questo riuscire a smuovere, o anche, se guardiamo le definizioni, anche agitare. E devo dire che è da poco che si parla di emozioni nelle organizzazioni produttive o anche nella geografia, soltanto nella metà del secolo scorso si è cominciato a comprendere quanto le emozioni fossero importanti. E anche nel parlare di agitazione, quando si parla di stati emotivi, vengono comunque considerati in maniera negativa, come se noi dovessimo controllare questi stadi che abbiamo, in cui non vediamo una forza motrice, ma vediamo qualcosa che invece può creare caos e in qualche modo creare disturbo a quella che è la nostra quotidianità. L'idea è quello di tracciare invece il mondo delle emozioni per avere uno sguardo diverso, come se fossero dei nuovi strumenti che ci aiutano ad avere proprio una visione differente del mondo. E anche qui la prospettiva che ci fa vedere, per esempio, questo brano di Mogol e Battisti, avevo anche, vediamo se, no, non va, avevo portato anche la loro voce, ma perché è meglio della mia, a leggere comunque i versi, no? Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Mi fermo qui anche perché appunto non ho la stessa verba di Battisti, e per dire quanto è geografico, no, questo brano. L'emozione di un paesaggio geografico, di stati d'animo che naturalmente gli autori, sia Mogol sia Battisti, con la musica ci riportano. E quindi quanto la geografia è influenzata dalle scienze cognitive. Perché questo? Perché l'uomo è stato messo al centro degli studi geografici, non soltanto i fenomeni sulla superficie terrestre. E allo stesso tempo questa nuova geografia si occupa del cuore, della mente, dell'inconscio e del conscio. E una frase che amo molto ricordare, perché mi piace molto il geografo che l'ha detta, che poi è De Matteis, professore è ormai in pensione dell'Università di Torino, che dice il territorio è l'espressione della società. Io credo che questa frase contenga molta emozione, no? Soprattutto perché usciamo magari da quella visione meccanicistica e razionale del territorio, e invece vediamo che i territori emotivi sono in tutto il mondo, e allo stesso tempo tendiamo ad abbandonare studi magari sul materiale per spostarci sull'immateriale. Dicevo, territori emotivi che sono sparsi in tutto il mondo. Questo perché? Perché come geografi noi studiamo anche la capacità che un territorio suggerisce agli abitanti, ai suoi visitatori, ai turisti, attraverso quella che è la memoria, attraverso quello che è il patrimonio ambientale e culturale, o anche attraverso quelle tradizioni e quel saper fare che molto spesso magari non viene valorizzato. E se noi pensiamo ad esempio al nostro paese, no? Viene facile parlare di varietà di paesaggi, alla posizione geografica, a tutte quelle immagini che noi comunque conosciamo e viviamo. E quindi vediamo effettivamente come il carattere emotivo
vada ad influenzare e a sollecitare anche in qualche modo quelle che sono politiche, per esempio, no? Basandosi sui comportamenti o gli stili di vita degli abitanti. E un po', diciamo così, passiamo a quelle che non è più quella geografia un po' noiosa in cui magari parlando di valli, monti, fiumi più lunghi, più con la portata maggiore, no? Che sono quelle cose che della geografia la rendono un po' noiosa, ma anche quell'elenco che magari allontana gli studenti. Se noi cominciamo invece a vedere la suggestione di quel monte, di quella valle, di quel paesaggio, forse riusciamo anche a valorizzare maggiormente quello che è il nostro territorio, perché se pensiamo all'emozione come un sentimento, come un sentire e quindi un percepire, allora qui possiamo tirar fuori quella categoria di base geografica del luogo, no? Chiunque cominci a studiare la geografia si deve scontrare con quelle definizioni simili ma differenti di territorio, spazio e luogo. E proprio la categoria del luogo incide l'influenza dell'emozione, perché questa dimensione che ci aiuta a comprendere che il luogo non è fatto soltanto di coordinate, coordinate essenziali per capire perché quel luogo è lì, ma non è soltanto un oggetto, è un qualcosa che acquisisce nel tempo un significato proprio attraverso azioni che sono condotte da emozioni. E anche qui naturalmente ho cercato di portare delle immagini del nostro territorio, che sono immagini che hanno fatto il giro di tutto il mondo e provocato, quindi suscitato quelle emozioni, no? E poi sono emozioni che tornano sul territorio come tutela, come turismo, ad esempio, no? Come politiche anche ambientali, che vanno al di là di quelli che sono magari i lavori degli addetti al settore. E quindi il luogo in questa, diciamo, nuova accezione si svincola da quel senso, diciamo, geografico noioso in cui devo anche sapere che cos'è un sistema di coordinate e acquisisce invece quello spazio vissuto, relazionale, in cui io posso sognare, posso riflettere, posso imparare, perché se io imparo a guardare poi posso imparare anche ad essere responsabile e a tutelare il territorio o anche la comunità che vive quei territori. E allo stesso tempo però se l'emozione incide sulla percezione, io devo capire anche come funziona questo processo, che non fa altro che raccogliere, elaborare, registrare tutti i dati che i cinque sensi riescono a percepire e a comprendere quale forma noi diamo alla percezione, perché non rimane un qualcosa di immateriale, no? Rimane un qualcosa che io in qualche modo devo cercare di rappresentare, rendere anche condivisibile con gli altri. E naturalmente in questa percezione le nuove tecnologie, come diceva prima il professor Bruzzese, io ho questa passione per le tecnologie e le applico alla geografia, e credo che proprio l'innovazione dia anche una via alla geografia di rinnovarsi, no? O comunque di magari favorire un approccio da parte degli studiosi o degli appassionati che non sia qualcosa che respinge, ma sia qualcosa che invece accoglie. E il titolo della mia presentazione parte veramente da un volume molto interessante, scritto dalla geografa Giuliana Bruno, che scrisse appunto l'Atlante delle emozioni, perché voi vi dovete anche immaginare non più un Atlante dove noi abbiamo le carte fisiche, politiche, insomma tutti i tematismi che la cartografia ci propone, ma abbiamo magari carte che non rappresentano
città o fiumi, ma rappresentano sentimenti, che rappresentano odio e amore, che rappresentano la memoria oppure anche un lessico familiare. E in questa rappresentazione, nasce quella che noi chiamiamo la geografia emozionale. Quindi il titolo l'ho veramente rubato perché, pensando appunto alle emozioni, mi aveva colpito che nell'introduzione di questo libro si parlasse, visto che la Bruno vuole collegare la geografia alle emozioni che vengono suscitate dal cinema, dalle arti, dall'architettura, quindi pensando anche al tema dei seminari organizzati dalla vostra associazione, avevo pensato che fosse in linea con quello che potevo oggi presentarvi. E il libro che diciamo riporta Giuliana Bruno è un libro che all'interno ha una carta, ha una cartografia che si chiama Carta della Tenerezza, la Carte del Tendre, fatta nel 1654 in questo romanzo denominato Clélie, ad opera di una donna, Madeleine de Scudéry, dove appunto fiumi e città hanno il nome di sentimenti come bontà, generosità, ma anche indifferenza. Ed è una mappa che, come vedete qui come stralcio, raffigura proprio un territorio che è solcato da tre fiumi e che affaccia su due mari e anche un lago. E qui la vedete meglio, è disponibile, quindi quando avete voglia di vederla magari in una dimensione migliore da questa, dalla proiezione, basta cliccare Bibliothèque Nationale de France ed è disponibile alla visione di tutti. Si pensa che sia stata realizzata da un vero cartografo, François Chevaux, e il punto di partenza è questo qui in basso, dove vedete dei personaggi che iniziano il loro viaggio. Sono quattro figure che vicino, qui non si vede, ma ci sono degli alberi, e comincia il loro viaggio attraverso un tragitto da un luogo che si chiama La Nuova Amicizia. L'intento dell'autrice è quello proprio di raccontare gli stadi dell'amore, quindi si passa dal Nuova Amicizia al fiume Inclinazione, lo si percorre fino ad arrivare a due fiumi, uno si chiama Riconoscenza, l'altro si chiama Stima. E naturalmente sui fiumi cosa sorgono? Sorgono i paesi, che si chiamano Tenerezza della Riconoscenza e Tenerezza della Stima. I fiumi poi sfociano, come poi succede, no? In quello che noi studiamo come geografia fisica, nel mare, e questo mare si chiama Pericoloso. Dall'altra parte c'è la riva delle terre sconosciute. E questo mare rappresenta la passione, perché poi, non so se lo vedete, ma ci sono qui in alto una serie di scogli, quindi anche qui la passione che ci travolge e intralcia in qualche maniera il nostro percorso. Per arrivare alla tenerezza della Stima, noi attraversiamo dei villaggi molto piacevoli che si chiamano Sincerità, Bontà, Rispetto, Galanteria, Dolcezza. E però se sbagliamo strada, come poi succede nell'amore, si va nella negligenza, nella leggerezza, nell'oblio, nel lago dell'indifferenza. Naturalmente poi ci sono paesi come Indiscrezione, Perfidia, Cattiveria, Orgoglio, no? Proprio tutti gli stadi. Però ci sono anche, se invece siamo sulla strada buona, Compiacimento, Sottomissione, il paese che si chiama Coccole, no? Acidità, Prontezza, Sensibilità, Tenerezza, Obbedienza e quest'altro sentimento, Amicizia Costante, che è interessante. Come vedete, veramente questa cartografia di fine del Seicento, quindi poi noi sappiamo che la cartografia si trasformerà fino poi ad arrivare alla cartografia che Lagrange, secoli dopo,
definirà approssimata, simbolica, ridotta, no? Però già da questa immagine noi possiamo capire l'intento cartografico. Anche la toponomastica ci ricorda l'importanza dei nomi dei luoghi, no? Tante volte noi spieghiamo durante i corsi perché quel luogo si chiama così, perché ha quella denominazione. Certo, tutti vorremmo vivere in un paese di coccole, perché in questa maniera il nome ci porterebbe anche a vedere le emozioni che viviamo all'interno di quel luogo. Però non ci dimentichiamo che nella realtà la toponomastica ci aiuta anche in questo senso. L'altro elemento simbolico che appartiene a tutte le cartografie è quello che molti studiosi ci dicono, che questa mappa potrebbe essere anche la visualizzazione intima dello spazio interiore della donna che assume questa forma topografica, ma potrebbe essere anche la rappresentazione dell'organo femminile della donna, cioè dell'utero. E ci torneremo su questa simbologia, perché molte cartografie tendono ad alludere all'utero delle donne, anche cartografie contemporanee. Quindi l'altro elemento che mi piace riportarlo è fatto da una cartografo che forse alcuni di voi conoscono, che è Laura Canali, che lavora per la Limes, quindi tutte le cartografie che vedete sulla rivista Geopolitica sono fatte da lei, che ha interpretato questa cartografia e ha parlato invece non solo di un aspetto interiore femminile, ma di un aspetto esteriore che invece sarebbe maschile. Ovvero questo torace che include questo spazio femminile e che in qualche modo, lei, vi cito quello che dice, non riesco a togliermi dagli occhi la similitudine con il torace del corpo umano e quindi, secondo la mia visione, le terre sconosciute corrispondono alla testa e al collo, sede del nostro cervello e dei collegamenti vitali con il corpo. Quindi come se appunto nella terra sconosciuta ci fosse la razionalità e qui invece ci fosse appunto l'emotività. L'altro elemento importante secondo me di questa carta è che noi conosciamo la carta e non avremmo mai conosciuto il romanzo senza la carta, no? Senza questa tutela di questo patrimonio. Però naturalmente pensate anche allo scalpore dell'epoca quando uscì sia il libro, che vi invito a leggere, non vi svelo la trama, insomma avete sicuramente su internet c'è tanto da leggere su questo libro, ma anche il fatto di sfatare un mito, cioè che le donne non sapessero orientarsi o non sapessero disegnare o che per le donne fosse pericoloso lo studio del geografico e naturalmente la cartografia. Vedendo tutti questi paesi tra coccole e indifferenza, forse qualche rischio c'è. Però, naturalmente, questo è solo un caso di cartografia e di geografia emozionale. Nella cartografia ce ne sono tantissime. Io oggi ve ne ho portate un po', anche andando ancora più indietro nel passato, come per esempio le mappe del 1335 di Opicino De Canistris, il parroco di Pavia, conosciuto come l'anonimo ticinese, che in pratica attraverso i portolani, che lui conosceva benissimo perché frequentava la scuola nautica di Genova, che era la scuola più importante, l'officina cartografica più importante, e attraverso queste cartografie cosa inseriva? Inseriva elementi di suoi pensieri o politici o di stati d'animo. Per cui, per esempio, il mar Mediterraneo alle volte diventava il diavolo. L'altro elemento è che alle volte l'Europa diventava l'uomo e l'Africa diventava la donna che sussurrava, un po' come Adamo ed Eva aveva il ruolo dell'Africa. Oppure, per esempio, il mare britannico tra la Britannia e la Spagna diventava un leone pronto a sbranare. Certo, fanno anche, diciamo, impressione queste cartografie, no? Ti fanno emozionare. Ecco, qui subentra, proprio l'altro giorno parlavamo con il professor Rosti che ci è venuto a trovare a parlare dei fiumi, della passione nella ricerca geografica o in qualsiasi
disciplina, no? Per cui noi tante volte a scuola o all'università o l'abbiamo imparato noi o lo insegniamo, no? E siamo lì attenti a dire guardate che nel Medioevo non esistevano soltanto le mappe mondi, no? Ma esiste tutta una letteratura e una cartografia che ci fanno vedere come l'uomo sperimentasse e in qualche modo queste cartografie vengono inserite, vengono classificate come una sorta di psicoanalisi artistica che sarà soltanto poi dal, diciamo, dai primi del Novecento in poi che si comincerà a parlare dell'arte, della psicoanalisi, no? E poi naturalmente negli anni 60 e 70 del Novecento ci sarà proprio l'esplosione. Quindi quest'altra invece è del 1777, l'autore è un musicista, si chiama Brett Kopf, e vi risparmio il mio tedesco, è intitolata L'impero dell'amore. Veramente queste emozioni, quindi non solo la musica che ci permette di avere le sensazioni e in qualche modo scoprire le emozioni, ma questo musicista mette su carta quello che è il giovane viaggio nella terra della giovinezza, cioè i giovani amori nella terra della giovinezza, dove sempre ci sono i fiumi della gioia e del desiderio. E poi le tappe per cui da giovane si arriva all'età adulta, e quindi c'è la terra del riposo, c'è la terra dell'amore luttuoso, c'è il deserto della malinconia, c'è il fiume di lacrime, perché insomma più si cresce più si perde la spensieratezza, c'è la terra della perdizione e del desiderio. Chiunque vedesse una carta del genere anche potrebbe pensare ad una carta tematica geopolitica, no? Perché anche questi sono l'importanza dei colori, bisognerebbe fare un incontro solo su quello, ma non abbiamo il tempo. E quindi terra dell'amore fenice, terra dell'apprendimento, terra delle ossessioni, perché noi sappiamo che gli amori possono anche condurre all'ossessione. Naturalmente più andiamo avanti con le epoche, più la cartografia perde anche quella logica euclidea e cartesiana e si avvicina molto di più alle emozioni. Lo vediamo attraverso artisti come il russo Malevich, che è un esponente suprematista e che scrive in una lettera: mi sono visto nello spazio, siamo nel 1917, mi sono visto nello spazio, 1920, nascosto tra punti e fasce colorate, là tra di essi sprofondo nell'abisso, quest'estate mi sono proclamato presidente dello spazio. Anche questo, no, se è suprematista lo deve fare, no, con tutti i criteri. E qui lui che cosa fa? Rompe veramente gli schemi anche nell'architettura con plastici in 3D, che noi oggi naturalmente non abbiamo più il plastico, abbiamo perso anche anche questa competenza, no? Ma siamo passati a 3D, che poi stampiamo attraverso le stampanti 3D. E pensa però al futuro, pensa a quello importante della cartografia, che è la pianificazione, no? Quindi vedere anche un territorio, come poi riceve la popolazione attraverso l'edificazione, attraverso la territorializzazione, altra parola scioglilingua che molti studenti non amano, no? Quindi attraverso le strutture e le sovrastrutture che lui sospende in questo spazio, perché rompe quella che è la logica euclidea e ci propone un'altra rappresentazione che comunque contiene le sue emozioni, che contiene il mito anche, che magari una cartografia, diciamo, tradizionale non emergerebbe con la stessa forza, anche perché noi abbiamo perso la competenza di leggere una cartografia, no? Come aneddoto vi dico che, diciamo, qualche anno fa ho partecipato ad una sperimentazione fatta da matematici
che mi chiamarono perché avevano testato dei volontari, degli studenti volontari, per capire le emozioni che provavano durante i quiz matematici. E i picchi maggiori avvenivano quando gli veniva fatta vedere una planimetria o una cartografia. E mi chiesero il perché, e naturalmente ve la faccio breve, il perché è che non sono più abituati a trovarsi di fronte ad una cartografia, quindi non sanno riconoscere quello che hanno di fronte. D'altronde penso che ognuno di noi possa ricordare l'esame di cartografia con l'emozione di avere la carta muta. Quindi sono anche comprensibili questi studenti, no, che non avendo nessuna base, perché non è polemica questa verità, no? Non potendo più studiare la cartografia, per gli studenti naturalmente è un bene, per noi un po' meno, quando si ritrovano di fronte a un'immagine che non sanno leggere, vanno nel panico. E quindi anche qui il mito della cartografia, cosa difficile, cosa insomma troppo rigida. L'altro, come anche diciamo la geografia entra nell'arte, anche qui questa è un'opera, una scultura che ha la dimensione di una persona che sta con le braccia tese, quindi insomma è abbastanza voluminosa, e rappresenta con i colori, con la scelta dell'artista, rappresenta da una parte il riscaldamento globale, ma rappresenta anche i conflitti, no? I colori un'altra volta, oltre che la forma, no? Diventano importanti per esprimere, diciamo così, quelle che sono delle tensioni all'interno anche di un territorio o in questo caso naturalmente del mondo. L'altro esempio che vi porto di cartografia che ricorda, diciamo, che ha l'intento di essere un utero, è quello della madre, della mappa madre fatta durante le celebrazioni di Matera come capitale europeo della cultura. Se voi prendete Google Maps e confrontate questa carta, vedete, riconoscete naturalmente la topografia di Matera, ma che in questo caso è stata diciamo unita al simbolo che l'autore voleva rappresentare di balena bianca che ingloba, che genera, che porta memoria e che racchiude questa memoria. Anche qui un'altra volta un esempio di artisti, scrittori, architetti e geografi che collaborano per dare la visione anche di una cartografia alternativa a quella che noi conosciamo. E qui naturalmente c'è anche un sito che potete consultare, ci sono anche video che vi invito a vedere, perché questo è anche il futuro di una cartografia. Quando si parla di cartografia partecipata, no, lì c'è anche l'esempio di come la comunità è stata coinvolta per raccontare Matera, ma soprattutto per raccontare gli abitanti. E quindi, come vi ho scritto qui, 400 abitanti di Matera tra i 10 e gli 80 anni che hanno fatto questa mappa emozionale che è narrata e disegnata. Ognuno disegnava la propria mappa, come la sentiva, con le competenze che aveva, no? E è anche bello vedere come poi naturalmente viene riportata nel complesso, diciamo, della cartografia, che comunque deve avere un legame con la realtà. E qui vedete le, diciamo, le categorie, le emozioni, il tempo, la memoria, l'anima dei luoghi, no? Come ci dice Eichmann, per esempio. E vi invito insomma a vederlo, perché poi anche qui solitamente la cartografia noi la studiamo come visione oggettiva. Molte volte si tralascia e si parla invece dell'importanza del committente, del potere pervasivo e persuasivo della cartografia, no? Di creare consenso, perché le immagini sono pericolose, ci dice Raphael Stern, perché ci influenzano. E quindi in questo caso portare la soggettività effettivamente ci mostra anche le potenzialità proprio della cartografia, e in particolare della cartografia emozionale, no? Un po' come diceva Eugenio Montale quando ci parlava di paesaggio interiore, no? E che noi con le tecnologie possiamo portare.
E qui un'altra tipologia di cartografia, qui entriamo in quelle che sono le nuove tecnologie. Questa è una sperimentazione che è denominata biomapping del 2004, sono proprio gli inizi in cui si comincia a sperimentare, sempre volontari, perché noi tante volte ai corsi diciamo che i cittadini sono i nostri sensori del territorio, no? Perché ormai tutti siamo dotati di sistemi, di apparecchi, diciamo così, intelligenti, e quindi possiamo dare voce a tutto quello che noi sentiamo, perché noi effettivamente possiamo partecipare su tutto. Vediamo una buca, vediamo un qualcosa che non ci sembra, diciamo, consono, possiamo dar voce, che un po' abbiamo perso anche lì la capacità di farlo, no? Di avere proprio la voce dei diritti e poi dei doveri del cittadino, un po' di senso civico, no? Ci manca. E in questo caso qual è il progetto? È quello di dotare queste mille persone in 16 paesi differenti di un sensore, di uno strumento che in pratica va a captare gli stati d'animo a seconda dei luoghi. E come è fatto questo sensore? Unisce quella che si chiama tecnologia biometrica e il GPS che tutti noi conosciamo e quindi che localizza. E quindi per 48 ore questo sistema naturalmente registra, e registra in diretta i sentimenti che i volontari provano. Quindi per esempio hanno paura, non so, stanno attraversando la strada e qualcuno gli taglia la strada, e lì naturalmente c'è un'emozione che viene captata. L'altro aspetto interessante, e secondo me la potenzialità vera e propria, che ogni emozione viene registrata, ma viene vissuta e rivissuta in diretta. Cioè si facevano dei gruppi di lavoro per proprio parlare di queste emozioni. In qualche modo era la meta-informazione, no? Cioè un'informazione sull'informazione che veniva tradotta. E allo stesso tempo qui vedete diciamo come poi si può tradurre, diciamo, la cartografia, perché immaginatevi il picco motivo per il traffico automobilistico, oppure un odore sgradevole nella città, no? Quante volte, o anche un odore invece buono può capitare, che sono tutte evidenze che possono aiutare anche le pubbliche amministrazioni, no? Perché il cittadino questo scopo ha, cioè intervenire in questi progetti per poi essere in qualche modo partecipe della vita della città. E quindi qui vedete la rappresentazione di un altro, sempre di questi esperimenti nel 2007, per cui sulla mappa i percorsi seguiti sono indicati da linee sottili, mentre l'eccitazione emotiva è rappresentata attraverso una serie di pilastri la cui diversa altezza corrisponde all'intensità dell'emozione registrata dal dispositivo. È logico che una carta del genere mi fa capire perché in quel luogo io ho avuto quell'emozione, che cosa è accaduto, che tipo di emozione ho avuto, no? Diventa anche un'emozione che si può ripetere, che si può condividere, che si può suddividere. L'altro elemento è questo: noi siamo abituati alla vista nella cartografia o nella geografia, parlando di distanza, no? Però la cartografia riesce anche a mappare l'olfatto, anzi si dice che naturalmente il nostro olfatto sia il nostro GPS, no? Perché noi ci orientiamo a seconda dell'olfatto, no? Decidiamo le direzioni. Quindi l'olfatto che ha effetto sulle nostre emozioni, bello, brutto, buono, cattivo, no? Ma anche pensate a tutto il turismo che si basa sulle passeggiate sensoriali, no? E quanti di voi avranno sentito l'odore del gelsomino quando magari si passa vicino ad una casa, o di altri fiori, vabbè, la mia conoscenza è un po' limitata. E allo stesso tempo però gli odori individuano i luoghi anche collettivi oltre che individuali, quindi per esempio le zone di mercato, oppure i porti,
ad esempio, no? Possono essere, oppure ci sono anche i luoghi dell'omologazione. Quindi quando noi andiamo a un centro commerciale e sentiamo determinati odori che vanno a proprio a distinguere, a orientare anche le ricerche. Questo è un tipo di cartografia olfattiva fatta da una ricercatrice, Kate McLean, che ci dice che cosa? Le fasi interessanti del processo cartografico, cioè la registrazione, quindi posizione e descrizione, l'intensità, l'odore atteso, il livello di gradimento, il sondaggio per stabilire quali odori sono ritenuti più importanti e quindi rappresentativi di quell'emozione e fare la selezione degli odori. Questo è un aspetto importante perché chiunque faccia cartografia sa che a un certo punto deve selezionare, no? Anche quando noi utilizziamo le schermate, perché magari non stampiamo più, ma utilizziamo le schermate, però per far vedere la carta, per farla riconoscere, dobbiamo in qualche modo selezionare i livelli informativi, perché altrimenti non riusciremo a gestire la quantità di informazione che è di potenziale N, no? su un sistema informativo geografico. E quindi in questo caso i punti colorati indicano la fonte d'origine dell'odore, i contorni dell'odore sono disegnati attraverso piccoli punti incolorati, la direzione è data dal vento. Il vento è fondamentale nella cartografia e quindi torna ancora una volta un elemento, no, proprio della costruzione della carta in sé. E anche qui c'è da dire che le emozioni non sono tutte uguali, perché noi dobbiamo capire da dove provengono queste emozioni, cioè se l'età del, diciamo, volontario che ha prestato il suo olfatto, no? È importante, perché un bambino percepisce diversamente da un adulto, no? Quindi le fasce d'età sono importanti, come quando noi spieghiamo le piramidi d'età, no? E in questo caso sono fondamentali anche il ruolo sociale, la conoscenza, proprio per individuare gli odori, la provenienza culturale, no? Perché magari per me la cannella ha un odore importante, interessante, per un altro invece che non è abituato, pensate anche nella cucina le diverse etnie, no? Per cui ci sono anche conflitti proprio sociali su questo, perché appunto noi non siamo in grado di comprendere fino in fondo perché non appartiene alla nostra cultura. L'altro elemento, e poi mi taccio per darvi anche un modo di, è appunto questa possibilità che la cartografia esca proprio dalla logica euclidea. Una volta si diceva che con la rete sarebbe finita la geografia, no? Non so perché la geografia deve sempre finire, c'ha un, no? Come se avesse un ciclo, però la geografia è resiliente, quindi di nuovo si rinnova e ritorna ad essere anche lo spettro pauroso per gli studenti. Però diciamo che attraverso le tecnologie noi siamo in grado di mappare lo spazio del vissuto. Pensate anche, qui non l'ho portate, ma ci sono anche cartografie che noi possiamo seguire e sentire la voce che ci racconta, oltre a vedere l'itinerario, no? Ci sono tante esperienze, come ad esempio Urban Experience, che fa queste mappe della memoria, in cui magari intervista nel ghetto, ma ci fa anche vedere i luoghi, e poi naturalmente l'ipermedialità della carta, che ci permette ormai con questi termini come mashup, cioè il fatto che io clicco, localizzo, ma poi vedo tutto un mondo, che mi permette di vedere foto, audio, video, cioè un sistema informativo geografico mappa tutte le fonti che noi conosciamo, no? Da una parte è la potenzialità, dall'altra è la difficoltà. E poi quello che vi dicevo, l'altro aspetto secondo me interessante è l'ascolto, cioè noi con la cartografia siamo in grado di recepire le opinioni, no? Quello che si chiama feedback del territorio, no? Però sapere appunto opinioni non soltanto su lì c'è una buca, lì c'è un incrocio pericoloso, no? Ma anche sulla fama
del luogo. La fama reputazionale è un elemento molto complesso e molto delicato che può far valorizzare un luogo oppure lo può assolutamente fare il contrario e quindi diciamo estromettere anche dai circuiti turistici. E pensate anche a una tecnologia del genere in quella che si chiama Smart City, cioè in questa città intelligente che non deve essere intelligente soltanto per efficienza energetica o perché ci dà il wifi, deve essere intelligente perché può veramente ragionare sui cinque sensi e forse andare oltre, no? Quelle che sono le emozioni. E quindi parlando di Atlante le emozioni, appunto mi era venuto in mente di farvi conoscere un po' tutte le configurazioni che come cartografi e come geografi stiamo portando avanti, no? Prima si parlava delle donne, anche qui pensate anche a mappare al femminile, no? Cioè guardare le città con uno sguardo diverso che solamente è stato quello maschile, guardare e mappare non in verticale ma in orizzontale, cioè aprire allo sguardo partecipativo, per cui io ho una soggettività ma la posso condividere, la posso anche cambiare, perché quella cartografia potrebbe essere anche un work in progress, cioè qualcosa in definizione, e quindi ogni volta posso intervenire e cambiare la mia visione, che naturalmente è un qualcosa di emozionante, ma allo stesso tempo, come al solito, visto che dà agitazione, deve essere controllato. Ecco, io direi che mi posso fermare qui. Grazie a voi. Ringraziamo molto la professoressa Carbone per questa conferenza interessantissima, perché ha aperto un po' uno squarcio su tutti i settori, anche più moderni direi, della ricerca geografica, che però ha dimostrato, la professoressa, si ricollegano anche a delle tendenze pure della cartografia e della geografia dei secoli passati, che forse non, almeno per chi non è del settore, diciamo da parte di chi non è del settore, non sono stati molto valorizzati fino a questo momento. Quindi i geografi contemporanei recuperano, rielaborano, innovano su però un solco che in qualche modo, diciamo, era stato già in certa misura anticipato, tracciato, e veramente con tutta una serie, poi tu hai dato una serie di sollecitazioni, ho capito che dietro poi ci sarebbero mille altre conferenze volendo che si potrebbero fare, appunto, infatti eventualmente, ecco, sui concetti di smart city, urban experience e così via, e i luoghi della memoria, tutti questi esempi che sono stati citati, che si prestano peraltro ad una serie di raccordi interdisciplinari, ecco perché la professoressa lo accennava nel corso della sua relazione, a una serie di collegamenti che possono essere instaurati con discipline scolastiche, accademiche, che come poi è nello statuto della geografia, diciamo anche come scienza, la mettono in dialogo con tutta una serie di altri settori. Volevo far vedere appunto quanto può essere trasversale. Il microfono? Dovrei essere abituata. Perdo. Da emozioni, è vero, assolutamente. Infatti prima mi vedevo, siccome da dietro poi non lo vedete, mi vedo naturalmente la parete, e dicevo che volevo dare l'idea, insomma, della geografia quanto possa essere trasversale, no? Quanto possa essere dialogante con le altre discipline, senza poi perdere quelle che sono le caratteristiche e il lessico anche, no? Perché poi secondo me la geografia spaventa perché basta, perché riesce comunque, non deve essere pensata come un contenitore chiuso, no? E a camere stagne, ma deve essere pensata come tante associazioni. E quindi anche il fatto che il territorio deve essere vissuto allo stesso modo, cioè sono strati che io posso vedere sia in maniera unica, ma poi li devo vedere loro insieme, perché altrimenti perdo il punto di vista, insomma, dell'unicità. Certo.
Ecco, la professoressa forse ci regala ancora qualche minuto, me lo dirà lei perché è lei che sta tenendo un po' il conto dei suoi impegni. E se qualcuno vuole intervenire, fare qualche domanda, qualche osservazione, sia dei presenti qui, diciamo, nella sala dell'assemblea della Fondazione Cari Vita Viterbo, sia dei tanti che ho visto presenti anche online. Tra l'altro ci sono, vedo anche molti membri dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, vedo la professoressa Pasquinelli d'Allegra, ho visto che è apparso anche il professor De Vecchis, adesso non so se... Ciao Luca, ciao! Questo momento collegato. E, ecco, quindi lascio la parola, sia io che la professoressa aiutiamo coloro che sono online, magari riferiamo quello che viene detto qui e viceversa, diciamo, cerchiamo di stabilire un collegamento. Io riassumere se avete sentito la professoressa Pandemigno che saluta e che non l'avevo riconosciuto con la mascherina, quindi mi scuso. che è storica dell'arte, e insegna al liceo Buratti, e insomma è rimasta colpita dalla carta che ho presentato e giustamente diceva quanti temi poi abbiamo affrontato anche insieme in incontri che abbiamo fatto con la sua classe, che saluto perché qui è presente, no? Sì, veramente. E hanno partecipato anche alla notte della geografia e speriamo appunto di portare avanti dei percorsi, come per esempio un percorso che io vorrei portare avanti è quello della nuova figura di Virgilio, che possono fare benissimo gli studenti delle scuole, oltre agli studenti universitari, per visitare le selve della Tuscia, no? E vedere poi naturalmente anche i beni culturali. Quindi no, sono io che ringrazio la professoressa Pandemiglio che ha dato il suo apprezzamento e ha dato altri spunti per continuare a far vivere la geografia e soprattutto farla apprezzare agli studenti, che sta diventando un qualcosa di arduo. La sala sta affrontando il problema spinoso della presenza dell'insegnamento della geografia, no? All'interno dei curricula della scuola secondaria di secondo grado, che è un tema di grande interesse per l'associazione, che l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia si è battuta da anni con la forza del leone, ecco, questo. Poi qui abbiamo punti rappresentati, c'è il professor De Vecchis che ha combattuto anche al Ministero e combatte tuttora da molti anni e quindi dicevano i colleghi, alla fine noi cerchiamo di inserire la geografia anche fuori dalle ore curricolari della geografia, cioè il ministro i ministri riducono continuamente le ore destinate alla geografia e i professori che invece hanno, i colleghi che hanno una sensibilità geografica, diciamo, e che colgono l'utilità, tra l'altro il valore di questa disciplina nella capacità di raccordo appunto anche con le altre, che poi significa apertura mentale, tra l'altro, degli studenti, che è quello che dovremmo insegnare in primo luogo. Ecco, loro cercano di inserire dei progetti che coinvolgano la geografia, quindi in questo caso anche in collaborazione con l'università, quindi con l'insegnamento accademico della geografia, anche laddove non sarebbe proprio, come dire, prescritta, diciamo, dal punto di vista formale. Fino a quando riusciremo a fare tutto questo? Nel senso che, ecco, si chiedevano alcuni colleghi in sala, la situazione è sempre più complessa, siamo tra l'altro in un mese molto, molto faticoso, tutti i colleghi lo sanno, insomma ci sono continue riunioni, adempimenti. L'educazione civica, per esempio, l'inserimento dell'educazione civica è stato un po', ecco, anche qui ha contribuito, seppure ha reso più complessa l'organizzazione, però ha contribuito magari a reinserire la geografia, per esempio al triennio del percorso liceale, no? Perché la geografia è limitata al biennio, ridotta sostanzialmente ad un'ora a settimana, anche se su questo lo so, il professor De Vecchis è furibondo, perché non è vero che è ridotta ad un'ora, nel senso sono 3 ore di storia e geografia. Poi ognuno le potrebbe gestire come vuole, diciamo, è diventata una prassi quella di ridurre ad un'ora,
però poi al triennio non c'è niente, e quindi invece attraverso l'educazione civica può essere reinserita i temi dello sviluppo sostenibile e così via, che sono di interesse sicuramente della cittadinanza e Costituzione. Un altro, ecco, vedo che c'è un altro intervento in sala. Ecco, allora c'è stato un intervento in sala, la professoressa Pinti faceva riferimento al tema dell'olfatto, no? Che era una delle sensazioni che la professoressa Carbone aveva individuato. Tra... Cioè, la mia non è Aspetta, la... stavo riferendo per i colleghi a distanza. Sì, scusa. E anche in letteratura, ecco, il tema dei luoghi, la memoria dei luoghi. Sì. Luca? Mi senti? Sì. Cioè, no, ti ringrazio perché praticamente noi non sentiamo assolutamente nulla, quindi sì. Sarebbe bene che magari le domande fossero il più breve possibile nei limiti, sì, certo. E poi voi le riassumiate, perché altrimenti praticamente... Sì, sì, è quello che infatti stiamo che cercando di fare, e ti ringrazio. Sì, perché ci rendiamo conto, sì, che è difficile. Sì. Ecco, quindi no, la collega faceva riferimento al tema dell'olfatto e al rapporto che ci può essere tra geografia e letteratura attraverso questo aspetto, e poi da ultimo citava appunto I Promessi Sposi, che sono appunto opera ampiamente diffusa nelle scuole, la cui lettura è ampiamente diffusa nelle scuole, e che, in cui la geografia ha un ruolo fondamentale, no? E c'è anche adesso una ragazza che voleva fare un intervento. No, la mia non è una domanda, però sono molto sconnessi, ma in realtà, anche se pensiamo proprio a come è organizzato il nostro cervello, il fatto dei due emisferi, c'è proprio una mappatura abbastanza scientifica proprio delle emozioni, quindi cioè, in realtà sono molto collegate con qualcosa, perché no, solo questo. Forse si è anche sentito, perché la ragazza ha parlato vicino al mio computer. È una giusta osservazione, insomma, quindi... Volevo solo far vedere appunto che non è una novità, o non è che ci siamo arrivati poi scientificamente, quindi non ci fossero stati nel tempo, no, coloro che poi hanno provato a utilizzare la scienza per poi mappare la scienza cartografica per mappare le emozioni. Io saluto la professoressa Pasquinelli e il professor De Vecchis. Ciao Luisa, brava, grazie. Grazie a voi, avete avuto la bontà e la pazienza di ascoltarmi. Sì, sì. Beh, poi adesso il discorso dei Promessi Sposi proprio mi vede proprio, cioè ce l'ho appena parlato con i ragazzi, qualche volta abbiamo fatto proprio la geografia e si vedeva come il Manzoni ha questa grandissima abilità di passare da, diciamo, una descrizione geografica, diciamo, apparentemente fredda, no? O comunque puramente descrittiva, fino alla geografia emozionale, no? Perché lo stesso luogo, come è visto poi l'addio ai monti, no? Oppure anche il proprio l'incipit del romanzo, e poi via via come si cala, soprattutto nell'addio ai monti, diventa poi le emozioni di Lucia, no? Del paesaggio che viene visto. Quindi è proprio un'abilità straordinaria dove si potrebbe... Esatto, si potrebbe veramente analizzare proprio attraverso la falsa riga della conferenza della professoressa. Ecco, c'è un altro studente qui che vuole intervenire. Ecco, forse se parli qui riescono a sentire anche da casa. Che mi metti qua di no, no, basta, okay. Che parli vicino al computer. Grazie mille professoressa per questa conferenza, perché ho trovato molto interessante questo concetto delle emozioni abbinate alla geografia, a ciò che ci circonda sostanzialmente. Cioè, io ritengo che qualunque cosa noi vediamo ci suscita un'emozione, che di conseguenza noi viviamo una sorta di flusso di emozioni che ci caratterizza. E diciamo che questa conoscenza di flusso di emozioni è percepibile anche ad esempio nella letteratura. Ci sono moltissimi testi, come è stato già detto, ad esempio anche nei Promessi Sposi, appunto, in cui c'è una rappresentazione dei luoghi come Pescarenico, come la casa di Don Rodrigo, che appunto sono descritti in modo tale da suscitare eventuali stati d'animo, sensazioni. Ma ad esempio anche si può notare nelle poesie di Ungaretti, come ad esempio la poesia I Fiumi, dove appunto i vari fiumi esprimono diversi stati di incertezza nelle fasi di guerra, oppure ad esempio anche come abbiamo visto con la professoressa di recente, con la descrizione di Orazio del Monte Sorarte, no? Che è appunto tutto molto ghiacciato, e con i fiumi ghiacciati, con la neve alta e un calore interno all'interno della Domus, sostanzialmente con vino, amici, e quindi grazie mille per questo.
Grazie per queste suggestioni, no? E anche spunti magari anche di progetti che si possono fare con i ragazzi volentieri, insomma, quindi veramente vi do la mia disponibilità perché poi sono quegli elementi di ricerca che a me piacciono molto, quindi che appunto mi emozionano e mi permettono poi di lavorare. Tra l'altro i colleghi avranno visto come quando si parla di letteratura latina e greco e basta, diciamo, i ragazzi intervengono meno, no? Con più mentre quando si inserisce anche la geografia, no? Si attivano anche dei meccanismi di maggiore partecipazione e questo didatticamente dovrebbe dare qualche, come dire, suggerimento anche. Io penso che, quindi anche se siamo talvolta compressi, visto che noi insegniamo anche la geografia insieme a queste materie qui, nonostante la compressione del nostro area di servizio, eccetera, e così via, quindi queste poche ore che dedicate alla geografia, però la possiamo veramente utilizzare anche a vantaggio, voglio dire, la geografia non si offenderà, anche a vantaggio delle altre materie in qualche modo, quindi anche della letteratura latina, della letteratura italiana, della letteratura greca, che poi questo penso che se ne giovi anche la stessa geografia in qualche misura, no? Ma l'idea è anche... Poi dopo, sì. Dopo. questa loro stanno cominciando a intravedere una globalità insomma, no, del sapere e è quello a cui noi dobbiamo credere, non devono essere specialisti come oggi specie l'università tende a costruire, ma invece ricominciare a pensare a un sapere più completo, un po' più organico, no? Perché così penso che l'emozione e quindi solo possa finire il tempo, no? Non so se si è sentito a casa poco, ecco, c'era la professoressa Palombi che rilevava come appunto la geografia possa veramente contribuire a scuola, nell'insegnamento scolastico, a fornire un sapere organico, diciamo, una cultura organica in generale, non necessariamente settoriale specialistica, che poi i temi, diciamo, settoriali specialistici della geografia eventualmente si studiano all'università per i ragazzi che poi vogliono approfondire, ma aiuta tutti noi, diciamo, invece a dare, a fornire appunto una visione più ampia, più generale, più organica, e quindi sarebbe proprio la materia, dovrebbe essere una materia fondamentale in realtà del curriculum liceale, proprio per questa capacità che ha, no? di contribuire ad un sapere organico, ed è, però le istituzioni non se ne rendono ancora conto, evidentemente. Quando... Lo sanno sicuramente il professor De Vecchis e la stessa Pasquinelli, che come ricordavi tu sono molto impegnati in questo. E tra l'altro volevo anche ringraziare la stessa Palombi, perché noi con lei abbiamo portato avanti come Università della Tuscia, ma anche AG e anche l'Associazione di Cultura Classica e il FAI, abbiamo fatto le giornate a Celleno dove abbiamo fatto un percorso di piccoli ciceroni, no? Dei ciceroni apprendisti che hanno valorizzato poi Celleno, quindi un pezzo del territorio che i ragazzi comunque vivono. Quindi se si mettono a sistema le discipline sicuramente un vantaggio per la formazione dei ragazzi. E allo stesso tempo forse se noi riusciamo a formare le menti in maniera che si capisca il valore della geografia, forse piano piano riusciremo in futuro, no? Io cerco la positività nel futuro di riuscire attraverso la formazione a vincere questa lotta, insomma, nel rivalutare non solo la geografia, perché si comincia con una materia e si continua con le altre. E quindi per non avere lo stesso destino, e quindi la formazione è fondamentale, insomma, arrivare ad una città educante che potrebbe essere Viterbo, chissà, un giorno, no? Quindi
un giorno ci possiamo lavorare, no? Ripeto, con... Però diciamo con il Covid, no, forse riusciremo anche ad essere più attivi e presenti sul territorio, insomma, per quanto mi riguarda, e naturalmente come anche AIG sia della sezione di Viterbo, ma insomma molto più di me sono attivi all'AIG nazionale e anche nelle altre sezioni provinciali, però c'è la massima disponibilità e anche vi chiedo di venirci a trovare, di venirci anche a coinvolgere, no? Perché altrimenti uno rimane nelle proprie sedi e non riesce poi a dialogare. Invece proprio queste occasioni ci possono servire per lavorare meglio su Viterbo, che non è certamente facile, lo sapete meglio di me, che sono anche da pochi anni qui, insomma. Io vi ringrazio, mi dispiace. Grazie. E tutti i materiali che la professoressa ha, diciamo, presentato saranno fruibili, perché se la professoressa darà il consenso potremo pubblicare sul nostro canale YouTube dell'Associazione Italiana di Cultura Classica questa conferenza, e quindi può essere rivista, perché veramente c'era tantissima documentazione utile anche da un punto di vista didattico, insomma, da recuperare dal punto di vista didattico. Qualche giorno, se la professoressa vorrà, sarà a disposizione. Noi la ringraziamo, le offriamo anche un piccolo presente, grazie a tutti voi per la partecipazione, la presenza e l'interessamento, insomma, nei confronti delle nostre iniziative, di questa e di questa in particolare. Vi diamo appuntamento con questo ciclo al 23 febbraio, la prossima conferenza è quella del professor Paolo Marini, sempre dell'Università della Tuscia, dalla Corte all'Inferno, Stati d'Animo e Proiezioni Teriomorfiche dell'Io, tra terza e quarta satira di Ariosto. Poi però noi, per la giornata mondiale della lingua greca, della lingua della cultura greca, sicuramente organizzeremo qualche iniziativa e qualche attività di cui vi daremo notizia attraverso i nostri canali. Quindi restiamo comunque sempre a vostra disposizione, sia come ICC che come AIG, come a partire da oggi, ecco, per qualunque informazione e anche per eventuali iscrizioni, naturalmente, ben accolte da parte nostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata.